Vittoria, Silvia, perfetto, tutto bene. Benissimo, allora un benvenuto di nuovo a tutti quanti e è un piacere che siete qui stasera per una presentazione davvero molto molto interessante. Sarà con noi appunto la dottoressa Rica Poli, che è un medico psichiatra, un psicoterapeuta, counselor, membro di molte società scientifiche. E l'aspetto più interessante è che, come dire, è un medico di frontiera, uno psichiatra di frontiera, conducendo, diciamo, un'esplorazione della psiche e arrivando fino alla spiritualità. Quindi, abbiamo la fortuna di avere fra noi stasera un ricercatore, una persona, che è un ponte fra ciò che si conosce ufficialmente, tradizionalmente, e ciò che invece non ancora si conosce o non è ancora per tutti. E presenterà l'ultimo libro uscito, l'ultimo suo libro, Anatomia della guarigione, che io ho già avuto la fortuna di vedere dal vivo a Firenze ed è davvero una miniera di esperienza. Seppur la giovane età della dottoressa Erika Poli, ma in questo caso giovane, giovane età è sinonimo di tanta, tanta esperienza e tanto, tanto entusiasmo. E per coloro che sono qui per la prima volta, la Self-Help Academy appunto vuole essere un luogo di incontro, un luogo non luogo perché ci troviamo nel mondo del web. E quindi da più parti d'Italia ci stiamo radunando qui in questo momento e stiamo ascoltando una condivisione, una conoscenza e un sapere. E quindi il nome Accademia è stato scelto proprio per questo, per continuare in un certo senso ciò che si faceva anticamente, all'inizio, quando a Platone venne offerto questo pezzo di terra, questo appezzamento di terra da Academo per esplorare la filosofia. E ci ritroviamo qui, oggi, a distanza di millenni, a fare una cosa molto molto simile, ad amare il sapere, la conoscenza e creare dei ponti per avvicinarci poi, alla fine dei conti, quello che conta è avvicinarci a noi stessi e agli altri. Detto questo, chiunque riscontri problemi stasera nella trasmissione ci può raggiungere all'email o anche su Facebook o in chat, chiaramente, e vediamo di assistervi. E passo adesso la parola alla dottoressa Poli. Ci sarà qualche secondo di interruzione, ma non vi preoccupate, è normale. Ecco qua. Bene, buonasera a tutti e grazie anche a Self Help Academy di avermi invitata a parlarvi un po' di anatomia della guarigione. Questa sera partiamo dalla presentazione del mio libro, che appunto si intitola così, ma per fare un discorso sulla guarigione, che in effetti, come medico, è quell'aspetto che mi ha sempre interessata molto di più. Rispetto alla malattia. Quando ero all'università e poi mi sono specializzata, venivo di fatto posta ad apprendere come le persone si ammalano. In realtà trovavo molto interessante capire come le persone guariscono o anche capire come fanno le persone a rimanere sane. Il tema del libro è proprio questo: che cos'è la guarigione, come fare ad attivarla, perché alcuni guariscono e altri no. È stato un percorso che nasce soprattutto da una mia esigenza, e da lì, man mano, il mio iter è stato quello di aprire la mente sempre di più a nuove tecniche, alle ricerche di frontiera, alle scienze più estreme, che in un certo senso poi arrivano a toccare, con le loro frange ultime anche i territori che invece si ritengono appannaggio della spiritualità. E quindi vedremo questo passaggio, effettivamente è un ponte tra il corpo e la mente, tra quello che è scientifico e quello che è spirituale. E noi viviamo in un momento di grande apertura, dove abbiamo la fortuna che le scienze di frontiera, però rigorose, con una metodologia, si dice evidence-based, cioè basata sulle evidenze, vadano a toccare dei territori che invece tradizionalmente sono sempre stati ritenuti appannaggio
della spiritualità, delle filosofie antiche, delle medicine cosiddette tradizionali. Quindi partiamo per questo viaggio insieme. L'idea è quella di raccontarvi un po', del libro e di utilizzare il libro come, spunto e come traccia per parlare di questi temi e poi di lasciare un po' di spazio alle vostre domande. Ho qualche diapositiva, vediamo se si riescono ad attivare. Le prime diapositive che vedremo, se riesco a farle partire effettivamente, riguardano un po' le recensioni che sono state fatte al mio libro. Nel senso che quando ho iniziato a fare le presentazioni del libro, il libro è uscito a luglio scorso, a luglio 2014, mi sono chiesta: ma che cosa racconto del libro? E siccome le prime presentazioni le ho fatte più o meno in autunno, avevo già diverse recensioni, diverse mail che mi arrivavano, recensioni sui siti e così via. E mi sono resa conto, con grande gioia, che effettivamente quello che era il mio intento, nella stesura del libro, effettivamente era poi quello che arrivava alle persone. Quindi per presentare il libro sono partita, dalle mail, dalle recensioni che mi arrivavano. Molte persone che mi scrivevano mi dicevano che il libro aveva a che fare con un tema che forse con la guarigione sembra centrare poco, ma in realtà è centrale, che è il potere. E il libro si apre proprio con una prima parte, un primo capitolo dedicato alla questione relativa al potere di guarire. Cioè le persone che guariscono sia da patologie psichiche che da patologie fisiche, anche quelle considerate incurabili, e le ho esaminate tante, ho studiato casi, ho visto ricerche, ho sperimentato io stessa in ormai 15 anni di lavoro sul campo, sia in ambito psichico che somatico, quindi nel campo della psicosomatica, guarigioni considerate anche straordinarie. Bene, tutte le persone che guariscono in realtà hanno la capacità di attivare un potere che poi di fatto è un potere di autoguarigione, cioè un meccanismo interno di autoregolazione di un sistema che è al di là della mente cosciente. E quindi la prima questione relativa alla guarigione è quanto potere noi ci diamo di guarire, quanto potere noi attiviamo a noi stessi di attivare quei meccanismi che sono inconsci, che sono sconosciuti alla nostra mente razionale. E la prima domanda riguarda proprio la differenza tra curare, curarsi o guarire, che non sono esattamente la stessa cosa. Provate a pensare a una persona che si sta facendo dei trattamenti e dice: io mi sto curando. È molto diverso da una persona che dice: io sto facendo dei trattamenti per guarire e sto guarendo. Sono due aspetti che sono in grado di avere una ricaduta completamente diversa a livello anche fisico, e lo vedremo. Quindi il primo punto, e magari già potete iniziare a riflettere dentro di voi in questo momento, riguarda il potere di guarigione che vi attribuite. E quindi nella prima parte del libro io racconto proprio degli aspetti che riguardano che cosa significa curarsi, che cosa significa guarire. E siccome a me piace molto interrogarmi sulle radici delle parole, perché la radice di una parola in realtà dà un'apertura molto profonda sul suo vero significato, nel libro vi racconto l'etimologia della parola curare, curarsi, e della parola guarire. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, il concetto fondamentale è che la parola curare, curarsi viene da una radice molto antica, una radice sanscrita, che ha a che fare con l'osservare, ma l'osservare nel senso di prendersi cura di. Quindi io curo nella misura in cui mi prendo cura di, osservo perché mi prendo cura. Guarire viene da una radice completamente diversa, che è una radice dello spagnolo antico che a sua volta viene dal celtico, e questa radice viene da guarecer varian, varian è la radice celtica, ha il significato di osservare nel senso di proteggere, nel senso di difendere. Allora, quando io guarisco, in qualche modo io proteggo. Ecco che sono riuscita ad attivare le diapositive, perfetto. Proteggo qualche cosa di me. Ma a quel punto
Entrambe le radici derivavano da osservare. Allora sono andata a divertirmi a cercare le radici etimologiche della parola osservare. Le radici etimologiche di osservare derivano da una radice antichissima, indoeuropea e poi sanscrita, che è sver, svor. Bene, questa radice si ritrova anche in orao, il verbo greco che significa osservare, e ha a che fare con l'idea di vedere, non perché io sto semplicemente osservando qualcosa, ma di vedere perché io ho una luce che illumina, giunge una luce, illumina e quindi io vedo. Allora, tutte le persone che sono guarite perché a un certo punto hanno visto qualcosa, nel senso che si sono illuminate, hanno avuto un'intuizione improvvisa, spesso istantanea, qualcosa di sconosciuto che prima non conoscevano ma che era dentro di loro, che irrompe al di fuori del tempo, al di fuori di quelli che sono i loro pensieri razionali e cambia e trasforma le cose. Allora, prima questione è quanto potere noi ci diamo di guarire, quanto potere noi riteniamo di avere rispetto al poter comprendere non tanto il perché ci è venuta una malattia, ma a quale fine, a quale scopo ci è venuta. In spagnolo, si distingue il perché dal para che. Perché è il motivo, la causa, il para che è affinché. Allora, quando noi ci diamo il potere di guarire, noi siamo interessati a osservare nel senso della radice antica, cioè essere illuminati rispetto all'affinché, non il perché come causa, ma il perché come scopo. A quale scopo mi è venuta questa malattia? E quindi questo è il primo punto. Proseguite un po' nelle recensioni che sono arrivate, che potete leggere nelle diapositive. L'altra questione importante che molte persone hanno individuato è il tema della passione. Il libro è scritto, molti mi dicono, con passione, e questo è vero. Per me è stato così e sono stata molto felice che effettivamente le persone che leggevano il libro lo percepissero. Io dico sempre che mi ritengo una persona molto fortunata perché faccio un lavoro che amo e diceva Sun Tzu che se tu fai un lavoro che ami, non lavori neanche un giorno della tua vita. E il tema della passione è un tema che ritorna spessissimo nelle guarigioni. Guariscono le persone che si riconnettono a qualcosa che per loro è fonte di passione. E può essere qualsiasi cosa. Possiamo andare da un lavoro, anche a un hobby, a qualcosa che vi piace. Non è detto che sia per forza una cosa che voi ritenete importante. Noi a volte confondiamo molto rispetto al fatto che quello che facciamo debba essere importante, debba essere qualcosa che è riconosciuto socialmente, come degno di nota. In realtà, quello che è importante per noi è quello che fa sì che la nostra anima, cioè la parte che sente il senso profondo della nostra vita, che riconosce la direzione che la nostra esistenza sta prendendo, quello è quello che è importante per noi. E a volte è una cosa che potrebbe sembrare insignificante, ma ci fa vivere, ci fa sentire che siamo vibranti, che siamo improvvisamente vitali. Le persone che guariscono attraverso la passione. Ho voglia di raccontarvi un caso che è anche nel libro. Dovete sapere che io, oltre ad avere la passione, della medicina e della guarigione, prima ancora ho avuto la passione della danza e, se non mi fossi rotta un ginocchio, evidentemente il mio sé aveva scelto per me, ero indecisa se andare all'accademia di danza o iscrivermi a medicina. Questo incidente, apparentemente casuale ma non casuale, mi fa decidere di andare a fare il medico e direi che è stata una buona scelta. Però ho sempre coltivato la danza e una mia insegnante di danza, dopo un po' di tempo che ci conoscevamo, mi contatta, sapeva che io ero. Stavo studiando, studiavo psicosomatica e mi dice: mi hanno trovato un tumore alle ovaie, ha già delle metastasi in addome. So che tu ti occupi di queste cose da un'ottica integrata, dammi una mano. Quindi cominciamo insieme questo viaggio, veramente esplorativo, veramente nuovo, come è sempre ogni viaggio di ogni persona che io incontro. E un giorno le dico: senti, ma se la tua esistenza dovesse concludersi domani, cosa rimpiangeresti di non aver fatto? Lei si era sposata da non tanto tempo, aveva fatto 2 figli, pensavo che mi avrebbe risposto qualcosa che aveva a che fare con la sua famiglia, di non vedere crescere i figli o qualcosa del genere. Invece lei ci pensa
dice: ah, sai che da tantissimo tempo avrei voluto unire lo yoga alla danza, avrei voluto prendere il diploma di insegnante di yoga e mettere insieme queste due cose. E non l'ho mai fatto, non ho mai avuto il tempo di farlo. E adesso che mi sto curando e ho tanto tempo libero, forse potrei farlo. E ho detto: beh, perché no? Da lì ha cominciato e mentre si curava, mentre faceva tutti i trattamenti, frequentava lo yoga, ha preso il diploma, ha creato questo progetto. Sono passati ormai 7 anni e la situazione di queste metastasi è sempre stabile rispetto di tutte le aspettative di tutte le cronache. Lei si chiede adesso, si domanda perché è ancora lì. Mi dice: ci deve essere ancora qualcosa che devo scoprire delle mie passioni. Ma da allora sta bene e ha creato un progetto che rispecchia la passione della sua anima. Questo per farvi un esempio. Quindi l'altro ingrediente della guarigione è la passione. Andiamo avanti, leggiamo ancora un'altra recensione. C'è questa persona che scrive dicendo che quello che ho scritto nel libro è un'opera di sintesi e di integrazione. E qua veniamo a un capitolo che per me è importantissimo, ci tengo moltissimo su questo aspetto a soffermarmi. Il tema della medicina integrata. Allora, per tantissimo tempo c'è stata una contrapposizione tra la medicina cosiddetta convenzionale e le medicine alternative, complementari, olistiche, tutti questi termini che andavano ad indicare qualcosa che potenzialmente non rientrava nei canoni della scientificità e che in un certo senso era in contrapposizione con la medicina convenzionale. Questo ha creato tantissimi danni. Bene. Non è più il tempo di questa contrapposizione. Abbiamo questo termine che è medicina integrata, che sta proprio ad indicare che la medicina convenzionale e le medicine cosiddette alternative iniziano a dialogare insieme. E scopriamo sempre di più come questo dialogo sia il fulcro, la leva più profonda di una cura che porti alla guarigione. L'OMS, ormai dal 2004, ha stilato delle linee guida per l'integrazione di queste medicine in tutti i sistemi sanitari di tutti i paesi. L'Europa stessa, l'Unione Europea, ha dato delle direttive e adesso io sono fiera, insomma, onorata di essere stata chiamata anche a fare da consulente per la stesura della prossima proposta di legge alla Camera dei Deputati per l'integrazione di queste medicine nel sistema sanitario nazionale. In Toscana abbiamo già l'ospedale di Pitigliano che fa medicine integrate e direi che sempre di più il panorama si sta allargando in questo senso. E che cos'è la medicina integrata? La medicina integrata è una medicina centrata sulla persona, che mette al centro la persona e che considera la malattia, il sintomo, come l'espressione di qualcosa che ha un significato per quella persona. È una medicina nella quale la biografia di una persona si riflette nella sua biologia e la malattia va compresa, direi, come un messaggero che porta un messaggio e si capisce come non sia mai bene sopprimere il messaggero prima che abbia dato il suo messaggio. Allora, la medicina integrata non rifiuta neanche le terapie convenzionali, semplicemente guarda la persona e guarda agli step, alla mano come un processo e deve arrivare a aprire qualche cosa, a modificare, a trasformare qualcosa in quella persona. Allora esiste un iter nella quale le terapie convenzionali vanno bene in uno stato di acuzie, in una situazione in cui ormai quel processo, quel significante progressivo che la malattia rappresenta, quella metafora che la malattia esprime, è arrivata in un piano fisico in cui è necessario in una fase acuta intervenire e vanno bene anche i farmaci, certamente anche la chirurgia, se in quel momento siamo in una situazione di acuzie. Ma prima vale il paradigma delle medicine cosiddette metaforiche, le medicine del terreno. La medicina convenzionale ritiene che la malattia sia qualcosa da combattere come un nemico e che giunga a partire da una causa esterna o da una causa che comunque è al di là della persona e della sua interezza. E quindi cerca delle armi, degli strumenti per contrastare questa causa della malattia. Tutte le medicine metaforiche invece si occupano del terreno, diceva Claude Bernard, le terrain se cioè la persona che si ammala perché ha un terreno permissivo all'accadere di quella malattia.
E quindi vanno alla ricerca di quelle che sono le condizioni che hanno portato, che hanno fatto sì che effettivamente quella malattia si manifestasse. Questi due paradigmi in realtà vanno visti assieme. E quindi nel mio libro trovate proprio questa integrazione, tra l'altro supportata da tantissime prove scientifiche, oltre che da casi clinici. Infatti qualcuno scrive nella recensione: chiarezza, documentazione ed esperienza. E questo era un altro punto per me fondamentale, perché dovete sapere che quando io mi sono specializzata in psichiatria, ho avuto la fortuna di fare la psichiatra di consultazione, cioè quella psichiatra che gira in tutti gli altri reparti a fare le visite a parere, cosiddette, cioè chiamata da altri specialisti per pazienti che hanno problematiche legate anche alla loro patologia fisica. Quindi ho visto pazienti che subivano trapianti, ho visto pazienti oncologici, ho visto pazienti ricoverati in nefrologia piuttosto che in gastroenterologia, in neurologia, sclerosi multiple e quant'altro. E mano a mano io comprendevo che c'era un piano più profondo, che c'era un legame profondissimo tra la storia della persona e quella che era la sua malattia fisica. Però molto spesso i miei colleghi mi dicevano: va bene, ma tu sei una psichiatra, io ti posso parlare e ti posso far vedere degli esami clinici, ti posso far vedere delle radiografie, tu che cosa hai? Che evidenze scientifiche hai? E io pativo moltissimo questa carenza di evidenze, e quindi ho passato tantissimi anni effettivamente anche a studiare tutte le evidenze relative alle medicine metaforiche e relative al campo della psicosomatica. E quindi nel libro, nella seconda parte del libro, trovate tantissimi di questi studi, tantissime di queste ricerche, che oggi veramente si spingono, e lo vedremo, agli estremi anche del campo spirituale. Poi c'è un'altra recensione che leggo spesso quando faccio la presentazione del libro. C'è una signora che scrive: lo porto sempre con me, riferito al libro, nello zainetto come la copertina di Linus, semplicemente unico e anche un inizio. Io desideravo che il libro non fosse un libro soltanto per addetti ai lavori, anche se molti addetti ai lavori, anche molti colleghi medici lo hanno letto, lo hanno apprezzato e direi sempre di più, ma volevo che fosse per tutti, e volevo che fosse un libro non soltanto fonte di informazioni, ma anche fonte di esperienza, che fosse un inizio, cioè che chi lo legge trovasse all'interno del libro un'ispirazione, una molla, una leva di cambiamento già attraverso la lettura. E sembra che sia così, e questa è forse una delle cose che mi fanno più felice dei risultati che il libro sta avendo. Sul rigore scientifico ne ho parlato già. C'è una frase qui: armonia, scioltezza e cuore. Allora, le persone che guariscono, guariscono col cuore, e anche i medici che curano, curano col cuore. E vi spiego meglio, nel senso che può sembrare una frase d'impatto, può sembrare una frase sentimentale. In realtà è scientifica ed è veramente basata su evidenze scientifiche, che sono quelle che riguardano il cervello del cuore. Magari forse molti di voi sapranno, avranno già letto di questa cosa, ma in due parole: noi abbiamo un cervello nel cervello, ma abbiamo un cervello nel cuore, abbiamo un cervello nell'intestino, abbiamo un cervello alla membrana di ogni cellula. Cioè abbiamo effettivamente dei meccanismi di comunicazione e di integrazione che sono profondissimi, al di là di quella che è la mente come noi la intendiamo avente sede nel cervello. E il cervello del cuore in particolare è stato indagatissimo, studiatissimo. Nel cuore ci sono 40.000 neuroni, e solo alcuni di questi presiedono alla funzione di pompa, cioè il cuore che pompa il sangue in circolo. La più parte di questi neuroni in realtà produce ormoni che hanno una ricaduta sia a livello fisico su tutte quelle che sono le ghiandole e tutti gli organi del nostro corpo, ma anche a livello cerebrale. Cioè il cuore comunica con la corteccia cerebrale e lo fa in maniera diversa a seconda delle emozioni che noi viviamo. E ci sono veramente tantissimi studi, tantissimi sono stati portati avanti e pubblicati da un istituto californiano che si chiama HeartMath Institute, e potete trovare il sito, potete leggere tantissimi di questi risultati. E il punto cruciale è che quando il nostro cuore è in coerenza,
E c'è tutto un grosso studio sulla coerenza. Quando io faccio corsi, seminari, insegno come si fa ad entrare in coerenza, ma potete anche andare sul sito dello Smartistico che trovate anche dei tutorial per capire meglio quali sono le tecniche per lavorare con il cervello del cuore. Io stessa ho anche creato un CD di autoipnosi in cui ci sono delle tracce per fare questo. Quando il nostro cuore è in coerenza, che cosa succede? Che manda un input di integrazione, di armonizzazione a tutto il nostro corpo e alla nostra corteccia cerebrale, può attivare anche la ghiandola pineale, che adesso va molto di moda, e il campo elettromagnetico che il cuore sempre emette, tant'è che noi misuriamo l'attività cardiaca con l'elettrocardiogramma, ma ci dimentichiamo che stiamo misurando un campo elettromagnetico. Bene, questo campo, che è molto più grosso del campo elettromagnetico che invece è prodotto dal nostro cervello, quando il cuore è in coerenza ed entra in coerenza, quando noi siamo in uno stato d'animo positivo e a contatto con emozioni di gratitudine, di pace, di gioia, di amore, di connessione, quando il cuore entra in coerenza, il campo elettromagnetico è in grado di allineare i campi elettromagnetici, scusate, di tutte le cellule del nostro corpo. E questa è una delle vie per la longevità e anche per la guarigione. Allora, quando io dico che si guarisce con il cuore e si cura anche con il cuore, e, ma paziente e medico utilizzano il cuore per attivare la guarigione, mi riferisco a questo, che è una cosa assolutamente scientifica, e cioè devono coltivare uno stato di emozioni positive, di gratitudine, di presenza, di centratura, di connessione, perché questo cambierà la fisiologia del corpo. Andiamo avanti ancora. Qui si parla di amore anche. Qualcuno scrive che il libro è pervaso, è permeato dall'amore. E questo è un altro tema che sembra un tema puramente sentimentale, e in realtà è un tema altrettanto profondo e scientifico. Esattamente per le ragioni che dicevo prima. Ci sono tantissimi esperimenti che addirittura dimostrano che il contatto, la connessione con l'emozione positiva, con la gratitudine, con l'amore, inteso come una forza vitale, una forza costruttiva, forza creatrice di vita, come la mia insegnante di danza che a un certo punto si mette a creare un progetto proprio nel tempo di una malattia che sembra distruttiva. Bene, questa forza è in grado addirittura di modificare l'allineamento del DNA, la sintesi delle proteine. Questi sono tutti i temi dell'epigenetica, tutti gli esperimenti che allotmatisti che sono fatti. Per esempio da Gargiayev, uno scienziato russo che collabora con l'Ortmatistico e studia l'avvolgimento a spirale del DNA piuttosto che il suo svolgimento rispetto all'insorgenza di malattie, rispetto all'aumento dell'infiammazione cronica, in correlazione con gli stati d'animo. Ci sono tantissimi studi su questo. Ma c'è ancora un altro aspetto. Quando io penso all'amore, penso a quella forza vitale, penso a quella forza costruttiva che è anche una forza di trasformazione. Allora, quando una persona si ammala, inizia ad avere paura, inizia a identificarsi con quella malattia, inizia a perdere gradi di libertà, inizia a perdere gradi di creatività. Allora, l'amore è quella forza che fa sì che ti disidentifichi da quella malattia e continui a coltivare un principio vitale dentro di te, che è creativo, che è costruttivo. E questo dovrebbe fare anche il medico. Il medico che cura con amore, questo lo dice Paracelso, grande medico dell'antichità e grande guaritore, padre della farmacologia moderna, ma grande guaritore. Quando il medico cura con amore, lo fa attraverso uno sguardo che porta un istinto di vita laddove c'è un istinto di morte. Lo fa avendo occhi per vedere chi tu sei al di là di quella malattia e restituirti un pezzo della tua identità che invece si è persa perché sei andato a coincidere con quel malessere. Allora la malattia giunge, abbiamo detto, come un messaggero che porta un messaggio. Se il medico utilizza l'amore, il medico ha gli occhi per leggere quel messaggio anche quando tu non lo sai leggere, anche quando tu non hai gli strumenti per farlo. E l'amore che utilizza poi nel dirti, nel comunicarti quel messaggio, a volte è anche scomodo, perché magari tu hai una gastrite, vai dal medico e ti aspetti che ti dia un antiacido, così mettiamo a tacere il sintomo. E se il medico è un medico integrato e utilizza l'amore in questo senso, cioè come forza di vita trasformativa, ti guarda e ti dice: vuoi che ci occupiamo dello scopo?
per cui ti è venuta questa gastrite? A che cosa serve nella tua vita avere questa gastrite? E ovviamente magari questo ti costringe a vedere dei lati di te che non vuoi vedere, ti costringe ad uscire da un ruolo, da quello che gli altri ti aspettano, da quello che tu pensi di dover fare. E quindi ti mette in effetti in crisi. Ma la crisi etimologicamente è anche la trasformazione. Allora, l'amore che attiva l'autoguarigione è quello che attiene alla capacità di essere creativi, cioè vitali, invece che abbandonarsi alla paura e identificarsi con una diagnosi. La diagnosi è soltanto un'etichetta, dopo parte un processo alla ricerca di un senso perduto. Andiamo avanti, leggo anch'io la diapositiva, amore del medico e amore della donna. Allora, io sono una donna, mi sono occupata tanto di femminile, però il tema del femminile nella guarigione entra. Non tanto perché le donne guariscono meglio o una donna è più portata ad attivare la guarigione, ma rispetto all'energia femminile che hanno sia le donne che gli uomini, evidentemente. Jung diceva questo, parlando dell'anima nell'uomo e dell'animus nella donna. Noi abbiamo una psiche che è contemporaneamente maschile e femminile. L'energia maschile è un'energia penetrativa che va all'esterno, che parte da un punto per arrivare in un altro, a un bersaglio ed eccentrare quell'obiettivo. Pensate allo spermatozoo, cellula sessuale maschile. Spermatozoo è una cellula piccola, non ha un nucleo, ha solo un flagello e deve viaggiare, deve andare, deve raggiungere il suo obiettivo e deve fare questa missione, compierla, portarla a terra. Questa è l'energia maschile. Si dice che è extravertita, cioè va all'esterno di sé. E crea qualcosa, raggiunge un obiettivo. Cellula uovo, gamete femminile. È una cellula molto grossa, la più grossa che abbiamo, ha tantissimo citoplasma, è piena di citoplasma, cioè è piena di nutrimento, e sta ferma. Sta lì, ferma, attende, attende l'arrivo di uno spermatozoo che la feconderà. Ma una volta fecondata sarà lei a dare tutto il nutrimento e anche il DNA mitocondriale, in realtà, all'embrione. Allora, il principio femminile è un principio di attesa, di ricezione. Allora, quando noi vogliamo guarire, noi dobbiamo attivare l'energia femminile, che è quella che sta lì ferma e che sta dentro. Non va all'esterno, va dentro, va all'interno, ascolta, aspetta, riceve, riceve dei messaggi, riceve dei significati. L'energia femminile è quella della notte, è quella, dell'invisibile. I genitali femminili non si vedono, per esempio, sono dentro. Allora, quando noi vogliamo guarire, attiviamo un'altra dimensione, che è quella della ricezione, che è quella delle immagini, della notte, del sogno, della fantasia. Dobbiamo parlare un altro linguaggio, che non è quello della parte cosciente. Andiamo avanti. In questa recensione direi che ci sono già cose che abbiamo detto. Sicuramente il punto delle validazioni scientifiche per me era molto importante. Racconto sempre un aneddoto. E nella stesura della seconda parte del libro, a un certo punto avevo deciso che dovevo scrivere tutto, ci dovevo mettere tutti gli studi che io avevo letto. E già il libro non è piccolo, nel senso che sono più di 300 pagine, però stava veramente diventando un'enciclopedia. Finché il mio editore, ho la fortuna di avere l'editore in casa perché è anche mio marito, gli leggevo i pezzi del libro e di solito lui li apprezzava molto. In realtà, quando ho iniziato a leggergli questa parte, si stava deprimendo sempre di più finché mi ha detto: senti, no, è pesantissima, è troppo. E io sono andata in crisi, ho detto: no, assolutamente, io devo mettere tutte le prove scientifiche, perché le persone devono sapere che oggi queste cose sono validate scientificamente e che si può dialogare in maniera integrata. E lui a un certo punto mi ha detto: scrivi con il cuore, poi vediamo. Allora ho messo da parte tutti i testi, tutti gli articoli, le riviste che avevo sul mio tavolo. E mi sono resa conto che mentre scrivevo le cose venivano in influsso, perché erano così tanti anni che io per una mia esigenza le studiavo, che non ho avuto bisogno di consultare niente. Però al tempo stesso le prove scientifiche arrivavano man mano alla mia memoria. Poi ovviamente le abbiamo ricontrollate nell'editing, ma giusto per i dettagli. Ed eccoci qua. Allora, un breve excursus sulle parti del libro. Allora, della prima parte abbiamo già parlato. E ovviamente il potere di guarire dipende dalle vostre convinzioni. Allora vi leggo una frase di Gandhi che ho citato anche nel libro che spiega tutto meglio di quanto possa fare io con tante parole. La trovate anche nella diapositiva.
Le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri, i tuoi pensieri diventano le tue parole diventano le tue azioni, le tue azioni diventano le tue abitudini, le tue abitudini diventano i tuoi valori diventano il tuo destino. Allora, quando noi vogliamo guarire, ci dobbiamo interrogare prima di tutto su che credenze abbiamo. E nel libro, l'unico esercizio che c'è, perché lo dico sempre, a me non piacciono i manuali quelli di autoaiuto. Ne ho comprati tantissimi, per quello che non mi piacciono, li ho comprati e poi non li ho usati. Cioè, magari li aprivo la sera stessa che li avevo comprati, dicevo faccio tutti gli esercizi e poi finiva che non ne facevo neanche uno. Quindi nel libro esercizi non ce ne sono, sono solo le parole che attivano qualcosa perché le parole hanno potere, se dette con il cuore, se dette con amore, se dette in maniera congruente. Voi potete dire le cose sapendo che avete potere solo quando rispecchiano quello che voi siete, non quello che sapete. Però il primo punto riguarda proprio credenze, c'è un unico esercizio che è un questionario che potete fare per testare le vostre credenze sulla guarigione. Poi la seconda parte riguarda i sette principi della nuova medicina integrata. Sono sette. Sono arrivati così, e forse non è un caso perché il 7 è un numero importante, il 7 chakra, il 7 ritorna, faccio sempre la battuta, i 7 giorni della settimana, i 7 veli, i 7 nani, qualcuno magari starà ridendo in questo momento, ma è così, cioè il 7 ritorna e ritorna anche nelle cose più piccole del quotidiano perché è un numero importante, sono arrivati. Cosa sono i 7 principi della nuova medicina integrata di cui parla la seconda parte del libro? Sono quelle evidenze scientifiche, validate, oggettive, da cui possiamo partire e possiamo essere sicuri che di queste evidenze ci possiamo fidare. Poi magari tra un anno, tra 10 anni, c'è qui la dottoressa Poli o un'altra dottoressa che dice: no, questo libro è datato, ma al momento questi sono dei principi di base da cui possiamo partire e li sintetizzo. Allora, il primo principio riguarda il ruolo della psiche nella salute e nella malattia. Ormai ne abbiamo parlato anche prima e lo sapete, sicuramente lo leggete dappertutto, la psiche ha un ruolo, ci sono tantissimi esempi, nel libro vi porto tanti casi e tanti riferimenti. Uno per tutti, che cito sempre perché mi piace molto ricordarlo, era l'anno della mia nascita, 1975, e un cardiologo di nome Benson ad Harvard pubblicava su Science, che è una rivista importante ad alto impact factor, un lavoro sulla meditazione trascendentale nei pazienti con l'infarto. Un gruppo di pazienti con l'infarto, oltre alle terapie convenzionali, faceva la meditazione trascendentale, un gruppo no, faceva solo le terapie convenzionali. Bene, il primo gruppo migliorava più in fretta e di più e poteva anche sospendere le terapie molto spesso. Era il 75. E questo cardiologo oggi continua a lavorare e ad Harvard ha un intero centro che si occupa di medicina integrata in cardiologia. Eppure io, che 20 anni dopo mi sono trovata a studiare cardiologia all'università, questa cosa non la sapevo, l'ho dovuta apprendere studiando altre cose. E mi fa sempre impressione dire questo, perché ancora oggi succede. Io ho dei tirocinanti, degli specializzandi che lavorano con me e queste cose ancora non le sanno. Allora è bene divulgarle, è bene che queste cose si sappiano perché ormai sono alla portata veramente anche della mente razionale. Allora, magari a questo punto voi state pensando, ma se è la mia psiche che mi fa ammalare o mi fa guarire, allora è un bel problema, no? Siete già spaventati. In realtà dobbiamo considerare che la psiche, quando noi parliamo di psiche nella malattia e nella guarigione, la psiche di cui parliamo non è la psiche conscia, ma è la psiche inconscia. Allora, quando io mi ammalo non è colpa mia, non è che non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza intelligente, non ho capito le cose, è che io mi devo confrontare con una vita inconscia, che tra l'altro è la più parte della mia vita psichica. Allora, secondo principio, riguarda l'esistenza dell'inconscia. Per tanto tempo l'inconscio è stato appannaggio della psicanalisi, ma era qualcosa di lontano dalle evidenze scientifiche. Oggi le neuroscienze, che sono uno dei miei grandi amori, proprio per questa ragione, perché forniscono delle evidenze, danno del materiale, del nutrimento alla mente razionale e hanno permesso di avvicinare discipline che sembrano lontanissime, come la medicina e la spiritualità. Bene, le neuroscienze ci hanno fatto capire negli ultimi 10 anni come funziona il cervello, ci spiegano che noi abbiamo un cervello emotivo che è
un cervello che è dentro al cervello, c'è la corteccia e poi dentro c'è un sistema che si chiama sistema limbico, che è il cervello emotivo, lo condividiamo con i mammiferi ed è quello delle risposte impulsive, delle emozioni, dell'attaccamento, della dipendenza anche affettiva, ma è anche quel cervello che regola tutta la vita neurovegetativa, le risposte ormonali. Ed è lì che sono insiti i meccanismi dell'autoguarigione. Questo cervello emotivo non risponde alle parole della mente razionale e neanche ai ragionamenti. Ed è il motivo per cui tante psicoterapie puramente intellettuali, puramente dialogiche, non modificano le cose, perché questo cervello risponde alle sensazioni. Le emozioni che lo sostanziano sono fatti fisici prima che mentali. Quando voi avete un'emozione, voi la vivete nel corpo. Quando voi descrivete un'emozione, voi usate delle metafore corporee. Mi si sono rizzati i capelli in testa, era verde dalla rabbia, mi si è sollevato il cuore, avevo un peso sul stomaco e così via. Allora noi oggi sappiamo come le emozioni si manifestano nel corpo, conosciamo perfettamente le vie di scarico neurovegetative. E c'è anche una tecnica che io utilizzo e parlo nel libro a lungo di questa tecnica che si chiama ISTDP, è un acronimo, sta per Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Psicoterapia dinamica intensiva a breve termine. Questa è una psicoterapia che io sono andata ad imparare negli Stati Uniti e in Canada, la importo in Italia, e lavora sul focus emotivo, sulla percezione corporea dell'emozione, che è chirurgica. Nel momento in cui tu la senti nel corpo, ti riporta esattamente al nucleo del problema, senza che tu stai a raccontare tutto. E nel momento in cui tu senti l'emozione, l'emozione attiva il sistema limbico, e il sistema limbico produce l'attivazione di meccanismi di autoguarigione. E ci sono tantissimi studi, tantissime validazioni scientifiche di questa tecnica, anche nelle patologie fisiche, anche in patologie gravi, dalla sclerosi multipla alle patologie gastroenteriche, a quelle ginecologiche, alla cefalea, all'ipertensione, e potete trovarlo sul mio sito, potete trovarlo nel libro. Secondo principio, quindi, esiste l'inconscio è fatto dalle emozioni. E tra l'altro, nei primi 2 anni di vita, l'ippocampo, che è la parte del cervello che raccoglie la memoria narrativa, cioè quello che sappiamo raccontare della nostra storia, nei primi 2 anni di vita non è formato. Quindi noi, nei primi 2 anni, non possiamo immagazzinare niente come racconto. È tutto sensazione corporea, è tutto nel corpo. Infatti si chiama inconscio non rimosso. Nel senso che non è che prima lo ricordavo e poi l'ho rimosso, non lo posso ricordare, è solo nel corpo, è solo nelle sensazioni. È quello che contiene tutto quello che io ho vissuto nella vita intrauterina e nei primi anni di vita fino ai 2 anni. E quello non ha parole, è solo nelle sensazioni fisiche ed è nella memoria più profonda del corpo, in come noi ci muoviamo, in come noi parliamo, in come stringiamo la mano alle persone e anche nei codici di attivazione genetica del nostro DNA. Allora, voi dovreste pensare, ma se oltretutto la psiche di cui parliamo è quella inconscia, è ancora peggio, come faccio ad arrivarci? La porta sono le emozioni. Terzo principio, le emozioni come ponte tra la mente e il corpo e come leva di autoguarigione. Ma le emozioni cosa sono in ultima analisi? Le emozioni sono energia. Quando voi siete tristi, la vostra energia cambia rispetto a quando siete arrabbiati, rispetto a quando siete contenti. E la ricerca scientifica porta all'essenza, oggi sempre di più, del dato emotivo come cambiamento energetico, come trasformazione dell'energia. L'emozione è un'energia che sale o scende dentro di noi e produce dei cambiamenti del nostro assetto energetico. Questa cosa l'avevano capita i medici delle medicine tradizionali. Il medico cinese sa perfettamente che ogni organo è collegato a una certa emozione ed è collegato a un certo tipo di energia, solo che non avevamo le validazioni scientifiche, oggi le abbiamo. Allora dobbiamo necessariamente arrivare al quarto principio, che è la nostra essenza energetica. Nel libro vi racconto tutti gli esperimenti di fisica quantistica, di medicina quantistica, tutti gli studi a cui accennavo prima anche sul DNA, per esempio, come il DNA sia effettivamente, e anche le proteine, le nostre cellule, un'entità vibratoria, cioè non sono ferme, vibrano. E la loro vibrazione definisce la loro funzione. L'attivazione o meno di alcuni geni del nostro DNA non dipende semplicemente da un copia e incolla, come si pensava un tempo, ma dipende da un'attività vibratoria.
le nostre cellule vibrano e la loro frequenza di vibrazione determina la salute o la malattia, la trasformazione di queste cellule, per esempio in cellule neoplastiche, piuttosto che invece il mantenimento di una filiera cellulare sana. Quindi questo tema è amplissimo, ci sono tantissimi studi che veramente stupiscono perché arrivano alle frontiere più estreme di quello che la nostra mente razionale forse può pensare. E in questa parte del libro ve le racconto. Ma se le cose stanno così, e qui veniamo al quinto principio, è chiaro che la medicina deve necessariamente far rientrare nel suo campo di indagine quello che aveva estromesso, perché è appannaggio della religione, della filosofia, delle pratiche esoteriche, e cioè l'anima. L'anima è intesa come un principio creatore, come un principio più profondo, se volete potete chiamarlo anche sé. Potete chiamarlo superconscio. L'anima è intesa come quella parte più profonda di noi che sa esattamente dove stiamo andando, che sa chi siamo, che riconosce una nostra originalità, una nostra identità, conosce la direzione che la nostra vita sta prendendo. E l'anima ha come leggi le leggi del senza tempo. Cioè l'anima è non locale, esattamente come l'energia, è istantanea. Esattamente come sono le guarigioni più profonde, sono istantanee, accadono istantaneamente, perché succede qualcosa, irrompe qualcosa nel vostro assetto, nel vostro controllo, nel vostro schema, nelle vostre abitudini. Qualcosa irrompe, cambia improvvisamente, vi trasforma. Quella è l'anima. Allora, l'anima deve rientrare necessariamente nei campi di indagine e nei territori di cura e di trattamento della psichiatria, della psicoterapia, della medicina. E pensate che Hillman, grande psicanalista indiano morto di recente, scrive un libro che io cito e vi consiglio se non l'avete letto, Il codice dell'anima, dove lui dice, insomma, in tutte le tradizioni, tranne che in quella occidentale, la medicina ha a che fare con l'anima. Pensate a tutte le medicine sciamaniche, dove la malattia è una perdita, un sequestro di un pezzo di anima, e lo sciamano va, fa un sogno, compie un viaggio, ovviamente in un'altra dimensione, in un oltre, che è fuori dal tempo, fuori dallo spazio, e recupera qualcosa che è della tua anima, il senso di te, il significato della tua vita. Bene, Hillman dice: noi siamo occidentali, siamo gli unici che hanno estromesso dalla psichiatria, dalla psicoterapia e dalla psicologia l'anima, eppure in greco psiche, che è alla radice di psicoterapia, di psicologia, ma anche di psicosi, cioè di psichiatria, è l'anima, non è la mente, perché la mente è il nous o il logos. Che è l'anima e ha a che fare con pneuma, che è il soffio, cioè lo spirito. Allora, principio, quinto principio è l'anima come via di guarigione completa, l'anima come quella leva che ci serve per compiere questo miracolo dell'autoguarigione, che accade al di fuori della nostra consapevolezza. E già succede, voi pensate quando vi tagliate. Quando vi tagliate, esce il sangue, poi a un certo punto smette di uscire, poi andate a dormire, ci avete messo un cerotto, la mattina dopo c'è una crosta. Ma voi non avete pensato, voi non avete detto alle vostre cellule vai, vai lì, alle cellule del sistema immunitario, alle piastrine, vai lì e forma una crosta. Voi non avete fatto niente di tutto questo, eppure è accaduto. Allora la guarigione accade per vie che sono non locali, che sono istantanee, che sono dei messaggi che avvengono al di là della vostra mente razionale. E dovete pensare che, per esempio, le leggi della fisica quantistica un tempo, fino a qualche anno fa, venivano ritenute non applicabili al nostro corpo perché noi siamo macroscopici, non siamo microscopici come particelle. Finché è arrivato un medico, un anestesiologo americano che si chiama Hameroff, studiava gli effetti degli anestetici e li studiava sui microtubuli, che sono degli organelli che stanno dentro nella cellula, sono come i villi intestinali, sono tante digitazioni piccoline, piccolissime, e riescono a fare scambi di informazioni con una velocità di 10 alla 27esima scambi per millisecondo. Allora lì il tempo non esiste più, lì siamo nelle leggi della fisica quantistica. Ed è per questa ragione che arriviamo al sesto principio, la medicina deve essere per forza integrata. E il settimo principio, la malattia è un processo che parte dall'energia e arriva sostanzialmente fino al corpo, ma il corpo è, il corpo inteso come espressione fisica, è semplicemente l'ultimo di tanti passaggi. Allora, quando noi ci ammaliamo,
Se siamo arrivati già ad avere una lesione fisica, siamo già a una lesione d'organo, va bene che iniziamo con la medicina convenzionale, ma nel frattempo facciamo quel viaggio a ritroso. Andiamo alla ricerca del senso perduto, che è nell'energia. E dall'energia si passa alle emozioni, e dalle emozioni si passa alle cellule, dalle cellule ai tessuti e agli organi. Nella terza parte del libro vi racconto un po' tutte le tecniche, perché in questi anni mi sono aperta, sono partita dalla psichiatria, dalla psicanalisi e mi sono aperta a tantissime tecniche. Quindi vi racconto le tecniche più attive, più efficaci, validate, perché per me era importante che tutte le tecniche che apprendevo e che provavo ad applicare avessero una validazione scientifica. Quindi vi racconto sia le tecniche di guarigione emotiva che le tecniche di guarigione hanno una validazione o che almeno hanno delle prove di efficacia sul campo, cioè in clinica. E nella quarta parte del libro, la quarta parte del libro si intitola L'anima guarita e si apre con una riflessione che può sembrare quasi provocatoria, ma che sempre di più io verifico nel lavoro con le persone che si rivolgono a me individualmente e anche con tutti i gruppi del seminario. Ho intitolato quel capitolo Beyondness, che viene da beyond, oltre, andare oltre, al di là. Allora, quando noi ci connettiamo all'anima e tutte le persone che sono guarite vi dicono questo, noi capiamo che la malattia non esiste. Esiste il distacco dall'anima. Allora, io mi sono ammalato affinché io recuperassi la mia anima, affinché io recuperassi il senso più profondo di me. E quella malattia non era una malattia, ma era una benattia. Cioè era venuta per il mio bene, per un fine che era una trasformazione. Il contatto con qualcosa che è profondo, che è sconosciuto, che è infinito, che è eterno, non nel senso che è un tempo più lungo, ma nel senso che è un'altra dimensione. Se io permetto a questo senza tempo di irrompere nella mia vita e di trasformarmi, allora io guarisco. Ma a quel punto io non dico neanche che sono guarito, perché capisco che non sono mai stato malato, semplicemente ero lontano da me. Avevo smesso di essere quello che ero e di fare quello che sono venuto a fare qua. E allora, in quest'ultima parte del libro, che è quella che forse è anche più fluida, più scorrevole, però mi dicono che anche le altre parti, sebbene abbiano elementi scientifici, si leggono comunque facilmente, in questa parte io vi parlo delle caratteristiche dell'anima, del linguaggio dell'anima, che è fatto di amore, è fatto di passione, è fatto di bellezza, di godimento, di piacere. E vi porto attraverso quelle che sono effettivamente le leve più profonde che fanno riconnettere all'anima. Una di queste è il perdono, ma non inteso in senso religioso e neanche inteso come a volte sento dire in ambienti di crescita personale, spirituale, come io sono così bravo, ho capito quanto mi ha fatto bene stare male perché così io sono diventato migliore. Non è questo, il perdono inteso come potere dell'anima è la capacità che l'anima ha di stare qui ed ora, di lasciare andare, di smettere di essere condizionata, di cominciare a vedere che quello che è stato una ferita del passato, semplicemente come la sua storia. Provate a pensare, voi andreste a vedere un film in cui non succede niente, vi piacerebbe vedere un film in cui al protagonista non succede nulla e non ha nessuna prova da affrontare, leggereste un libro? O andreste a vedere Amleto, però Amleto sta bene e Ofelia non si uccide. No, voi volete una storia nella quale ci sia un eroe e questo eroe affronti delle prove, abbia un'iniziazione e si trasformi. Questo è esattamente quello che accade a ognuno di noi se viviamo con l'anima. Facciamo un viaggio, questa esistenza è un viaggio di trasformazione, in cui siamo attraversati da forze tanto più grandi di noi, che sono l'amore, che sono l'odio, che sono il godimento, che sono la paura, la tristezza. Queste forze accadono come accade la natura. Allora, se noi ci connettiamo all'anima, noi perdoniamo, nel senso che noi iniziamo a vivere tutto quello che ci accade come una manifestazione della nostra anima che si fa. E allora non c'è la malattia, c'è semplicemente quanto io mi amo e quanto sono vicino a me, o quanto io ho smesso di amarmi e quanto sono lontano da me. E su questo io mi fermo e se avete delle domande sono qua e molto volentieri discutiamo insieme. E vi ringrazio dell'ascolto.
Allora, c'è Marina in linea, che saluto. Ciao Marina, e chiede come devo approcciarmi a una malattia degenerativa. Allora, questa è una bellissima domanda perché ci permette di toccare un tema che è veramente, direi, importante perché la malattia degenerativa, così come viene chiamata, ci dà una sensazione di qualcosa che degenera, cioè qualcosa che è irrimediabilmente compromesso e progressivamente andrà peggiorando. E spesso le malattie degenerative sono malattie neurologiche, come può essere una sclerosi multipla, come può essere un Alzheimer, come può essere un Parkinson. Allora, la medicina convenzionale coina questo termine e il termine è già un'etichetta terribile. Degenerativa. Qualcosa dentro di me sta degenerando. Allora, come mi approccio a una malattia del genere? Allora, iniziamo a uscire fuori, abbiamo parlato di disidentificarci, cioè di uscire fuori da un'etichetta, e quindi prima di tutto cominciamo a lasciare da parte il tema degenerativa. Cominciamo a capire che le parole hanno un senso e hanno un potere che è enorme. Le parole, se usate in maniera informativa, cioè ti do un'informazione, non valgono più di tanto, se usate soltanto con la parte razionale anche. Ma le parole che vengono da dentro di noi invece hanno un potere enorme. Hanno il potere di creare, hanno il potere di trasformare. Allora, quella parola lì, degenerativa, è un'etichetta che va bene per una diagnosi puramente convenzionale, puramente descrittiva. Cioè io vedo un processo che accade. Se vedo che ci sono delle cellule, per esempio, che si perdono, come può essere nel Parkinson, o nell'Alzheimer, o nella sclerosi multipla, e degenerano. Ma è puramente una descrizione, cioè io non sto dando la diagnosi, non sto spiegando perché questa cosa accade. Come del resto anche il termine metastasi. Sono termini descrittivi per spiegare qualcosa che io non so, in realtà. Semplicemente mi limito a dire che vedo accadere questa cosa. Allora, iniziamo. Quando ci vogliamo ad approcciare ad una malattia di questo tipo, iniziamo a togliere l'etichetta. L'etichetta va bene per la mente razionale, non va bene per tutto il resto di noi, perché degenerativa blocca dal punto di vista interiore qualsiasi orizzonte. Fatto questo, quindi questo primo passaggio, comincio a avvicinarmi a che cosa effettivamente io sento, a che cosa accade dentro di me. Allora, io adesso dirò una cosa che forse può sembrare persino strana o folle, però la dico a ragion veduta perché oltretutto io ho avuto anche un'esperienza personale di malattia degenerativa nella mia famiglia, neurodegenerativa, e quando ero molto più giovane e ho recuperato dopo il senso profondo di quell'esperienza. Allora, quando io ho una malattia degenerativa, spesso sto perdendo delle funzioni, apparentemente, le perdo, perdo la memoria, perdo la motilità, perdo il movimento. Allora, quando io perdo quella funzione, è il momento in cui io ho una finestra per percepirla al massimo. Quando io perdo una funzione, non la posso usare. Pensate quando uno si rompe una gamba, è il momento in cui capisce quanto quella gamba gli serviva. Allora, io lì ho una finestra fondamentale per prendere coscienza di me e per interrogarmi su che cosa di quella funzione io ho voluto allontanare. Prendiamo il caso di un Alzheimer. Spesso, quasi sempre, l'esordio di un Alzheimer è preceduto da dei prodromi depressivi. Quando la persona comincia a volersi allontanare dal mondo, comincia a volersi allontanare, staccare dalla realtà. E molto spesso, e ne ho visti tanti, se voi andate a cercare nella storia di quella persona, nella biografia, c'è stato un trauma prima, c'è stato qualcosa che ha rotto un equilibrio. Allora, se io sto vivendo una situazione definita come degenerativa, inizio a togliere il termine e poi inizio a chiedermi che cosa io di quella funzione che sto perdendo ho voluto allontanare. Quando perdo la memoria è perché non voglio ricordare qualcosa. Qualcosa che mi ha fatto male. Qualcosa che era troppo da reggere, per esempio. E ne ho visti tanti di casi così. Quando perdo il movimento, cos'è che sto perdendo? Sto perdendo la capacità di fare, di essere autonomo. Che significato ha per me? E da lì parte un viaggio. Poi, nelle malattie neurodegenerative va bene, è importantissimo anche considerare l'alimentazione e considerare la nutraceutica, cioè tutti gli integratori nutrizionali, e
E c'è tutto un filone di nutraceutica che ottiene dei risultati in integrazione anche con terapie convenzionali, proprio utilizzando dei nutrienti ad hoc. Quindi l'altra cosa da fare con una malattia degenerativa è di andare a cercare gli esperti della nutraceutica. Allora, c'è Mario. Ciao anche a Mario, grazie di essere qui. Lui chiede che cosa vuol dire che le emozioni sono il ponte per l'anima. Allora, le emozioni sono contemporaneamente qualcosa di psicologico e qualcosa di fisico. Allora, quando tu provi un'emozione, tu stai vivendo un'esperienza psicologica, pensa quando sei triste, quando sei arrabbiato, è uno stato d'animo, però contemporaneamente l'emozione produce tutta una serie di cambiamenti nel corpo, a livello ormonale, a livello cardiocircolatorio, a livello muscolare. Oggi conosciamo benissimo quelli che si chiamano pattern di scarico delle emozioni, cioè come l'emozione si scarica a livello fisico. Per esempio, la rabbia parte con un calore nel basso addome e sale, se non viene bloccata, scende nelle braccia e fate questo, lanciate il cellulare piuttosto che battete un pugno sul tavolo. Se viene bloccata, spesso avvampa, vi vengono le gote rosse o vi sentite caldo al viso o vi viene mal di testa. La paura, per esempio, fa esattamente la cosa opposta. Parte dalle spalle, dalle braccia che iniziano in qualche modo a irrigidirsi e scende giù fino alle gambe e vi contrae e mette in contrazione i muscoli delle gambe perché originariamente, cioè a livello evolutivo, la rabbia serve per attaccare e la paura serve per scappare. Allora, le emozioni sono quell'esperienza che è insieme psichica e insieme fisica che fa da porta per raggiungere delle memorie che sono dentro di noi da prima ancora che non avevamo le parole. Quando eravamo piccoli, noi vivevamo tutto con le sensazioni fisiche. Lo sguardo di nostra madre, il tono della sua voce, l'abbraccio di nostro padre, quello che accadeva in casa, l'atmosfera e prima ancora nel ventre di nostra madre, le sue emozioni si traducevano in codici ormonali, in codici neuroendocrini, immunologici. Allora l'emozione, avendo questa natura bivalente, ci permette di arrivare anche laddove la mente e le parole non arrivano. E lo si sperimenta quando si lavora con tecniche come quelle di cui vi parlavo prima. Sempre Mario, ecco adesso riesco a leggere, sempre Mario mi dice in base alle sue ricerche dove si colloca l'immortalità dell'anima. Allora, questa è un'altra domanda bellissima. Se avete voglia potete trovare su YouTube anche dei video di mie conferenze, in particolare ce n'è una che io ho fatto al convegno Voci dai Mondi, convegno che si tiene a Milano, si è tenuto l'anno scorso e anche quest'anno, e che unisce veramente le frontiere della ricerca spirituale. Ci sono anche persone che si occupano di parapsicologia, di sensitività, fisici quantistici, insomma, veramente un convegno di frontiera. E c'è un mio intervento proprio su questo tema. Adesso do qualche spunto, però se avete voglia è gratuito ed è online, lo potete andare a vedere. L'immortalità dell'anima, allora, ci sono tantissimi studi sulle cosiddette NDE, Near Death Experience, cioè l'esperienza di premorte. Voi dovete sapere che il primo che parla di esperienza di premorte è stato Jung, perché Jung assiste una paziente che ha un'esperienza di premorte e che gliela racconta. E da lì Jung è stato un antesignano in molte cose dell'anima. E da lì si apre il tema delle esperienze di premorte, che ha avuto decine di evidenze. Pensate che io sto anche collaborando con una persona che ha avuto un'esperienza di questo tipo, ha scritto anche dei libri. Ci sono degli psichiatri, soprattutto inglesi, c'è cioè un certo Peter Fenwick, che ha studiato tantissimi casi documentati, quindi persone che sono state seguite durante tutto l'iter, persone che per esempio hanno avuto arresti cardiaci, spesso e volentieri accade con l'arresto cardiaco, l'esperienza di premorte. Queste persone, per esempio, erano in grado di mantenere
delle esperienze sensoriali, ad esempio erano in grado di raccontare che cosa gli si dicevano i chirurghi mentre le operavano, piuttosto che una persona cieca, ad esempio questa è famosissima, una persona cieca va in arresto cardiaco e racconterà dopo dettagliatamente un quadro, evidentemente essendo cieco non poteva aver visto neanche prima, che c'era in una stanza dell'ospedale. Ci sono tantissimi studi, soprattutto sono Sam Parnia e Peter Fendi. Allora, oltre alle ricerche, diciamo, di tipo scientifico, devo dire che quando io lavoro con le persone e riusciamo ad andare in quel senzatempo di cui parlavo, è molto evidente per tutti come per me che esiste un io sono, cioè una coscienza che è assolutamente al di fuori del tempo. Questa cosa non si può spiegare, si può solo sperimentare, ma vi posso assicurare che si sperimenta. E quindi, oltre a tutte le ricerche scientifiche che potete trovare su questi temi, un altro filone molto bello sono le ricerche sulla coscienza. Potete leggere Robert Lanza, che è diventato famoso in passato per le cellule staminali, che ha clonato la pecora Dolly, per intenderci, e si è dedicato adesso a tutto lo studio della coscienza dal punto di vista scientifico. Ha scritto un libro, Biocentrismo, potete leggere anche questo, oppure anche Richard Capra, che sarà a Milano, tra l'altro, per un bellissimo seminario proprio il 3 di maggio, 2 e 3 di maggio. Il 2 maggio ci sarà una conferenza alla sera e il 3 di maggio ci sarà invece un seminario a Milano, alla libreria Gruppo Anima. Trovate tutto su www.nonsoloanima.tv se volete. Però è qualcosa che dovete sperimentare. Lo sperimentate quando voi entrate nella dimensione della bellezza, delle immagini, del sogno, quello che è al di fuori del tempo. E potete farlo anche semplicemente seguendo qualcosa che voi amate o anche seguendo un'emozione. Anche con un attacco di panico voi potete entrare in quel senzatempo, se permettete a quell'emozione di scorrere dentro di voi invece che averne paura. Allora, qui altre domande che arrivano. Allora, Alice, come posso approcciarmi a una malattia infiammatoria cronica intestinale? Posso farla regredire in qualche modo? Sì. La risposta è sì, abbiamo tantissime evidenze. Se vuoi vedere le evidenze, vai su un sito www.istdp.ca. È il sito dell'ISTDP, che è quella tecnica di cui parlavo prima, canadese, che è il sito, diciamo, guida. O se vuoi, vai sul mio sito www.ericapoli.it e trovi tutte le indicazioni rispetto a questa tecnica, che è validata su tantissime patologie, comprese le patologie gastroenteriche, le malattie gastroenteriche infiammatorie. Uno spunto per te: comincia ad accorgerti di quali fattori emotivi aggravano oppure riducono i sintomi e ti accorgerai che ci sono. Tendenzialmente, nella malattia infiammatoria cronica intestinale, morbo di Crohn, retocolite ulcerosa e così via, quello che accade è che c'è una struttura del tuo io tale per cui fai fatica a reggere, a tollerare l'intensità delle emozioni. E allora bisogna lavorare per costruire questa capacità. E più costruisci questa capacità, e la capacità si costruisce sentendole, essendo opportunamente guidata a sentirle, man mano il sistema inizia a imparare come si fa a sentire un'emozione e a viverla così com'è, man mano il corpo si alleggerisce. Allora, qui ci sono delle altre domande che però aspettate perché ne sono tante, me le sto perdendo. Allora, è arrivata da Alice, che saluto, Laura. Allora, Laura dice: buonasera, leggendo la frase di Gandhi dell'inizio mi viene da pensare che le convinzioni sono il nostro destino. Le convinzioni sono ancora prima del pensiero. Ma come si fa a liberarsi delle convinzioni? E cosa sono esattamente le convinzioni? Vengono dall'esterno, non sono dentro di noi? Allora, un sacco di domande. Allora, nella prima parte del libro, se vuoi, trovi un po' di risposte, però adesso provo a rispondere sinteticamente a tutte queste domande. Allora, è vero che le convinzioni vengono dall'esterno, ma anche dall'interno. Che mi spiego. Le convinzioni vengono dall'inconscio collettivo, quindi tutte le matrici inconsce, pensate a tutto il tema delle costellazioni familiari, che però hanno un corrispettivo nel nostro DNA, tutto quello che è il nostro patrimonio ereditario. Per esempio, noi abbiamo la convinzione che la malattia esiste. Vi faccio un esempio illuminante. Allora, quando
Hanno fatto degli studi sull'effetto cancerogeno delle sigarette, hanno preso dei topolini, mi dispiace per i topolini perché io sono contro la sperimentazione sugli animali, però ormai l'hanno fatto, quindi almeno usiamo i risultati che hanno avuto. Hanno preso dei topolini, voi sapete che i topolini sono da sempre, diciamo, vivono dove c'è il grano, no? Nei granai, nelle stive delle navi. Facilmente in questi posti possono cadere degli incendi, per cui per il topo il fumo uguale incendio, uguale morte, uguale pericolo. Bene, hanno esposto i topolini al fumo di sigaretta e gli sono venuti dei cancri ai polmoni. Le talpe, che sono dei roditori tanto quanto i topi, non vivono però nei granai, vivono sottoterra dove l'acqua c'è, dove la terra è umida, per cui per loro il segnale fumo non è significato di morte. Non lo conoscono, non è nella loro matrice transgenerazionale, nel loro codice biologico. Bene, esposti al fumo di sigaretta, le talpe non hanno sviluppato tumori al polmone. E questi sono studi scientifici. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo dei concetti che sono dentro di noi. Provate a pensare se noi non avessimo il concetto di malattia, ma se avessimo solo il concetto di distacco dall'anima, sarebbe molto diverso l'approccio. Anche per il medico, anche il medico ha delle convinzioni che gli vengono date. Poi le convinzioni, oltre a venire da questa matrice più ampia, vengono dalle tue esperienze. Se tuo padre ti diceva sempre, guarda che nella vita siamo qui a faticare, siamo in una valle di lacrime, oppure prima il dovere e poi il piacere, tu senza rendertene conto farai questo nella tua vita. Vengo anche dal modellamento. Spesso i genitori credono di insegnare ai figli attraverso quello che dicono. In realtà insegnano ai figli attraverso quello che fanno. Provate a pensarci e vi accorgerete che voi avete riprodotto alcune, io stessa me ne accorgo, alcune caratteristiche dei vostri genitori, anche se magari li avete criticati. Allora, le credenze sono tutto questo, le convinzioni. Si definiscono come delle verità, cioè qualcosa che per noi è vero, ma che non ha dimostrazione. Infatti, le convinzioni iniziano come dire, a smantellare, ci sono tante tecniche per farlo. Un modo che potete usare direttamente voi è quello di cominciare a chiedervi: e come lo so che è così? Per esempio, la convinzione, gli uomini sono tutti traditori, sono infedeli. Come lo so che è così? Lo so perché è successo a me. Ok, e il fatto che sia successo a me, come fa a farmi dire che è così per tutti? Perché è successo anche a mia mamma. E perché mia mamma lo diceva sempre, e così via, mano a mano vi rendete conto che quella convinzione non è vera, è vera per voi perché l'avete vissuta in un certo modo. E lì cominciano a cambiare le cose. Se volete, c'è un videocorso che potete acquistare, si chiama Blocchi e Sblocchi, sempre su www.nonsoloanima.tv, ed è un corso che io ho fatto con una coach che si chiama Bruna Nava, in cui parliamo proprio di come liberarsi dalle convinzioni, facciamo fare esercizi, lo potete acquistare e farvi il videocorso se volete. Vado avanti con le domande perché ce ne sono tante. Vediamo un po' se riesco a trovarle. Allora, Mario vi ha dato il link e lo ringraziamo. Adina. Forse Albina, non so. Ciao, innanzitutto mi scrive: l'autoipnosi può eliminare la dipendenza dal fumo, cioè dalle sigarette? La risposta è sì, perché l'autoipnosi può fare tutto, tu puoi fare tutto, è che non te lo permetti. Allora, se te lo permetti, lo puoi fare. E questo è, in tre parole, è l'autoguarigione. Se tu te lo permetti e ci credi, cioè sei convinta, però devi essere convinta, puoi farlo. Pensate che io nel libro racconto di un caso di un medico, un certo Siegel, che aveva due pazienti affetti da disturbo di personalità multipla. E, è riportato in tanti libri, io lo cito. Un paziente aveva una personalità A che aveva il diabete e la personalità B che non aveva il diabete. Semplicemente lui nella personalità A era convinto di avere il diabete, quindi aveva l'iperglicemia, nella personalità B era convinto di quindi non aveva l'iperglicemia. Un'altra paziente sua aveva gli occhi castani nella personalità A e azzurri nella personalità B. È un libro bellissimo intitolato La mente supera la medicina, che è di un medico. Anche lì tantissime evidenze, se volete potete leggervelo.
Quindi con l'autoipnosi puoi fare quello che vuoi, basta che tu te lo permetti. Andiamo avanti. Vittoria, il carcinoma alla tiroide cosa significa? Allora, io non sono tanto amica delle interpretazioni tipo manuale. Vado a cercare e mi baso su quello, perché ho imparato che ogni persona è un mondo a sé e che il carcinoma alla tiroide è un insieme di cose, dipende dalla fase, dipende da com'è, quali sono le cellule che sono coinvolte. Quindi sarebbe meglio chiedere il carcinoma alla tiroide cosa significa per me, e ovviamente lì dovremmo stare a parlare di questa cosa insieme. Però in termini generali, se vogliamo dare uno spunto, dobbiamo riflettere su che cos'è la tiroide, a cosa serve, che cosa fa. Cosa fa la tiroide? La tiroide è una ghiandola che serve per mantenere il metabolismo basale, cioè l'energia di base, quella che ci serve per agire. Allora, dov'è che io non ho agito? Dov'è che sono stata impedita nell'azione? O dov'è che io non mi sono permessa di agire? Se vogliamo la lettura invece più legata alla metafora dei chakra, riflettiamo su che cos'è il chakra della gola. Allora, cos'è che io non ho detto o dov'è che io non mi permetto di parlare? E parole e azioni non sono tanto diverse, perché se io non mi permetto di fare qualcosa o non mi permetto di dire qualcosa, in ogni caso mi sto limitando la mia energia. Quindi questo è in senso molto ampio. Poi ribadisco, ci tengo molto, ogni persona è un mondo a sé e tra l'altro ogni cancro è un cancro a sé, perché è l'espressione di un distacco dall'anima. Tra l'altro, se volete, se qualcuno ha modo, questo sabato 25 aprile, sempre a Milano, io sono di Milano, quindi tante cose che vi dico ovviamente sono a Milano, però le cose che faccio in giro per l'Italia le trovate sul mio sito nella sezione eventi. Comunque, il 25 aprile, a Milano c'è un bellissimo convegno, Cancro e Anima, sempre promosso da Anima Eventi, sempre lo trovate sul sito www.nonsoloanima.tv. E la mattina ci sono tanti medici che lavorano sul cancro in maniera integrata, il pomeriggio le storie delle persone che sono guarite, cioè ci sono fisicamente le persone che vi raccontano come sono guarite. Quindi sembra una bella occasione. Tra l'altro il costo è di 20 euro, l'abbiamo fatto appositamente perché abbiamo pensato che una cosa così doveva essere aperta a tutti. E quindi se avete modo o conoscete qualcuno che vuole venire, mandatelo. Trovate tutto su quel sito, Cancro e Anima. È il nome del convegno. Mirko, è d'accordo e lo ringrazio di questo contributo. Aspettate che vado avanti. Provo, no? Andare avanti. Allora, vediamo se c'è ancora qualcuno. E c'è allora, c'è Laura che mi ringrazia, ringrazio voi delle domande. E anche forse qualcun altro, vediamo. E vi ringrazio e ringrazio a mia volta. E Alice, ecco. Grazie a voi. Grazie a voi dell'ascolto e anche delle domande veramente. E c'è Valentina Cappello che mi fa i complimenti e la ringrazio a mia volta e a Vittoria. Qualcuno che sta scrivendo, vedo, quindi restiamo in attesa di leggere. Ecco, nel frattempo, ve lo dicevo anche prima, però visto che mi chiedevate dell'autoipnosi, c'è un CD, ve l'avevo già accennato, si intitola Autoipnosi, lo trovate sia sul mio sito che su www.nonsoloanima.tv perché è sempre edito da Anima Edizioni come il libro. E in questi CD ci sono, in realtà sono due CD più un libretto che parla di autoipnosi e avete tantissime tracce per lavorare sull'ansia, sulla depressione, sul cervello del cuore, sulla risorsa e anche sul dolore fisico, sul rilassamento. Ovviamente il CD è per un lavoro personale, ma non è da intendersi come sostitutivo di una terapia quando serve, però è edito da dicembre. Tutti mi dicono che funziona molto bene, per cui sono contenta. Allora, Giancarla, la ringrazio, mi fai i complimenti, grazie Giancarla, anche Marcella e anche Laura. E vi ringrazio perché il feedback delle persone è la cosa più importante.
Perché io posso anche dire delle cose e magari essere convinta, ma se poi non arrivano o non servono, è inutile. Quindi grazie a voi. Ecco, il tema della solitudine, visto che Laura dice, dottoressa, il suo lavoro è prezioso e coraggioso, così non mi sento più sola. Ecco, questo è un altro tema importantissimo. Non sentitevi soli. Io ho avuto, chi magari ha letto il libro o legge il libro, troverà che il libro è dedicato a mio padre. Mio padre ha lasciato il corpo ormai quasi 5 anni fa e la sua malattia è stata anche una leva ulteriore nel mio percorso. Io, quando mio padre si ammalò 8 anni fa, non ero ovviamente il medico che sono adesso e ritengo che l'estremo dono di mio padre sia stato questo. Mio padre è stato un padre estremamente, come dire, partecipe di quella che era la mia passione, anche se lui non era un medico, ma mi ha sostenuta tantissimo. Mi ha fatto studiare un sacco di cose, tutte le cose che volevo fare, i corsi che volevo fare, lui mi ci mandava e anche mia madre, ma diciamo che lui era quello che in qualche modo anche supportava proprio concretamente tutto questo e credo che l'estremo dono suo sia stato quello di, attraverso di lui, far sì che io facessi un'esperienza di profondissima trasformazione. In quell'epoca c'erano 8 anni fa, c'erano molti meno evidenti di quelli che ci sono adesso, e molti meno medici che avevano il coraggio di dire che di medici e di operatori professionisti, terapisti integrati, spero di riuscire a metterla nei prossimi mesi online e quindi con l'idea magari vicino, il più vicino a voi. C'è Silvia, che ringrazio, c'è Pier che mi dice. Sono un collega medico di Rimini. Se non ti dispiace, mi metto in contatto con te. Certamente fallo, ti ringrazio. Io sto proprio cercando di creare la rete e quindi tutti i colleghi che arrivano, ben venga, anche perché qui c'è un sacco di cose da fare e da portare avanti. Grazie Aldina, grazie Marcella, grazie Silvana. Allora, Silvana mi chiede dove si terrà a Milano il convegno del 25 aprile. Allora, il convegno si tiene a Milano al PIME, che è il Pontificio Istituto Missioni Estere, che è in via Mosebianchi. Comunque trovate tutto sia sul mio sito, alla sezione eventi, sia sul sito Anima Eventi, www.animaeventi.it, sia www.nonsoloanima.tv. Ecco, c'è Jonathan Falcone, che tra l'altro è il mio editore e che ringrazio. E poi vabbè, l'ho detto anche prima, è anche mio marito e quindi lo ringrazio doppiamente anche per questo, che vi sta dando il riferimento. Ecco, io dico sempre punto tv, ma invece lui ha scritto www.nonsoloanima.it. Ecco, è sbagliato, è punto tv. Grazie dei complimenti a Fulvia, grazie a Silvana. Devo dire che è la prima volta che faccio un webinar, però sta funzionando benissimo e stiamo interagendo bene, quindi sono molto contenta. Grazie Silvia. Silvia underscore 1. Che c'era un'altra Silvia forse qui. E grazie anche. Al grande fratello Self Help Academy che ci segue, ci osserva, ci ascolta. Ecco, allora, se non ci sono altre domande, io vedo che alcuni stanno scrivendo, vediamo che cosa arriva. Ah, qui c'è anche, se neve è la neve che penso io, la saluto anche e ci vediamo a breve. Se non ci sono altre domande, passiamo alle conclusioni. Io vi ringrazio di aver ascoltato, di aver interagito con me. Mi sento semplicemente di concludere dicendovi che la questione fondamentale, eccola, è lei, è Neve, è beccata, la questione fondamentale è soltanto quella di riconoscere e ricordare chi siamo e esplorare lo spazio interiore. Noi abbiamo uno spazio interiore che è sempre affollato di tante cose, di tante preoccupazioni, di tante persone, di tutto quello che gli altri vogliono,
da noi e anche noi pretendiamo di essere. Invece lo spazio interiore è un luogo dove fare silenzio, dove stare nel buio e affidare al silenzio e al buio i problemi, non perché non ci penso e faccio finta di niente, ma perché entro attraverso i problemi, entro in contatto con me. Allora lì c'è un tesoro da scoprire. E noi facciamo questo, la paura è una delle principali condizioni limitanti della nostra vita, va via, e noi recuperiamo una libertà. E credo che nella vita l'unica cosa che conti sia la presenza e l'esplorazione interna, perché poi quando noi esploriamo dentro di noi, siamo presenti a noi, poi tutto quello che c'è fuori cambia. E nel libro ve lo racconto, non è che io non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto difficoltà, anzi, direi che ne ho avute anche intense, e quelle hanno prodotto, nel momento in cui sono state ascoltate, il più grande cambiamento. Poi adesso siamo anche in un'era in cui forse usciremo da questo meccanismo, forse i nostri figli apprenderanno attraverso la bellezza invece che attraverso il dolore. Però nel momento in cui c'è qualcosa che ci fa male o che ci dà fastidio, non scappiamo via. Però neanche rimuginiamoci con la testa, entriamo dentro di noi. Lì c'è l'anima, lì ci sono le cose preziose. E poi non c'è tanto altro da dire. Una volta che siete entrati lì dentro, poi le cose arrivano e voi le sperimentate. Non c'è bisogno di leggere mille cose, poi se volete fatelo, è bello. È l'esperienza che fa poi il cambiamento. Ah, c'è un'ultima domanda, Vittoria. Ecco, profetica. Come si supera la paura? È quello che ho detto. La paura si supera restando presenti. Noi abbiamo paura perché noi passiamo il tempo a cercare di evitare le cose e nell'aspettativa di quello che accadrà. Nel momento in cui io ci sono e so che dentro di me c'è qualcosa che è molto al di là della mia mente razionale, c'è una coscienza che ha ben altri poteri, io non ho paura. E nel momento in cui so che quello che mi accade è un riflesso di me, che mi sta portando qualcosa che serve affinché io mi trasformi e compia questo viaggio veramente dell'eroe, allora lì la paura va via. Noi ci sottovalutiamo molto, cioè noi non vediamo che siamo eroi ed eroine all'interno di un viaggio. Lo leggiamo nei libri, lo pensiamo magari degli altri, ma non di noi. E invece noi siamo dei, da un certo punto di vista, nel senso che siamo esattamente dei personaggi che stanno vivendo un'esperienza alla quale abbiamo una serie di prove che sono iniziazioni. Per far cosa? Per manifestare quello che noi siamo. Noi, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è originale. Siamo l'uno, siamo un tutt'uno, ce lo insegna l'Oriente, tutto è uno, però all'interno di questo uno noi siamo manifestazioni uniche e originali. Il mio volto non è quello di Vittoria, non è quello di Neve, non è quello di Jonathan ed è unico e ripetibile. Se anche credete alla reincarnazione, vi reincarnerete, non vi reincarnerete con questa faccia. Allora, questa faccia deve diventare la faccia che esprime il massimo di voi. E la paura a questo punto non c'è perché quello che accade è la storia della mia manifestazione e io ho anche il potere su questo. Giancarla mi chiede, per mettermi in contatto con lei trovo il numero di telefono nella sua pagina. Allora, siccome ho tantissimi contatti, ormai da più di un anno non uso più la linea telefonica perché diventava complicato, perché poi sto visitando, non rispondo, poi non so chi è e così via. Uso solo la mail. Se mi scrivete dal sito, vi rispondo io. Abbiate pazienza qualche giorno, perché ne arrivano tantissime, ma io vi rispondo e rispondo io personalmente. Quella che vedete adesso è la mia mail diretta, ma comunque anche se scrivete dal sito viene reindirizzata su questa mail qua, che è efpoli@gmail.com. Vittoria mi chiede se uso Skype, sì, uso Skype e faccio i consulti via Skype, perché ho persone anche che vengono da tanto lontano. Io consiglio, se possibile, almeno la prima volta o le prime 2 volte di venire di persona. Perché ovviamente l'energia, il campo energetico che si crea è diverso. Però se proprio non potete, si può usare anche Skype. Che comunque funziona. Poi dipende dalla motivazione. Ho avuto una signora che per esempio non è mai venuta perché non si poteva muovere, perché aveva avuto un incidente, era tutta ingessata, e abbiamo fatto solo Skype.
Marcella che dice che ha ricevuto un grande regalo strumento e quindi sono contenta. Grazie a te. Bene. Dal Grande Fratello Self Help Academy arriva l'indicazione che siamo in conclusione. È stato un piacere. Se volete, appunto, trovate nel web tante cose e poi credo ci saranno anche altre occasioni future. E vi ringrazio. Erika, grazie a te. Siamo noi veramente che ringraziamo te per la ricchezza che hai saputo esporre in pochissimo tempo e per la genuinità della condivisione. Credo che una cosa importantissima oggi, nel momento storico in cui siamo arrivati oggi, sia appunto la genuinità, la sincerità attraverso cui riesco a condividere ciò che sto esplorando. E non penso che sia possibile oggi come oggi andare avanti se non tramite queste caratteristiche. E in tutta la presentazione che ho visto sia dal vivo a Firenze e adesso, in questa ora, anzi in queste 2 ore quasi, ho proprio respirato la sincerità, la genuinità e l'entusiasmo. E quindi invito tutti quanti, a chi ancora non ce l'ha, a estendere l'avventura, il viaggio che Erika ci propone, attraverso il libro che trovate sia sul link di MacroLibrarti che vi ho messo, ma anche attraverso il link che Jonathan vi ha scritto. E a contattare poi la dottoressa e a prendere parte a iniziative di questo genere, comunque sia a migliorare, a maturare, a creare quella bellissima immagine di cui Erika ci stava parlando alla fine, l'eroe, il Dio, no? Nel senso più umile del termine, la deità, che cosa devo tornare ad essere, cosa devo ritornare ad essere se non un'espressione divina o comunque sia elargire il mio frutto alle persone attorno a me. Tutta la trasmissione di questa serata è stata registrata e quindi verrà, tra una settimana più o meno, vi verrà inviata. Verrà caricata sul sito della Self Help Academy, su YouTube, verrà sponsorizzata su Facebook in modo tale che non resta solo fra noi in questa serata, ma potrà essere vista, rivista più volte e condivisa. E quindi a voi tutti un ringraziamento per essere stati qui stasera, a Erika, la dottoressa Erika Palì, a Jonathan Falcone. Un grazie veramente di cuore, mi ha fatto molto piacere, quindi spero di riavervi in futuro, magari per altre presentazioni, per altre iniziative. E quindi un saluto da parte mia e di Riccardo Cruciani, i cofondatori della Self Help Academy, e un buonissimo proseguimento. Ciao!